Buongiorno, sta passando un elicottero. Non so se lo sentite. C'è anche Gatto Denver. Buongiorno, amore mio! Buongiorno! Vuoi salutare tutti a casa, tutti i tuoi fans? Ma quanto chiacchieri tu! Ma quanto chiacchieri tu! Fa caldo oggi, Gatto Denver? Davvero tanto? Non sei abituato? Perché sei un gattino olandese? Buongiorno, amore mio. Guardate quanto è snello Denver, ragazzi. Non potete dirmi che non si nota che è dimagrito. Io direi che piano piano ce l'abbiamo fatta, almeno con Gatto Denver. Gatta Stellina purtroppo non sembra sia tanto dimagrita, però guardate bene Gatto Denver e ditemi se non è già un figurino. Sei un figurino, amore mio. Amore mio. Amore mio. I bacini, sì. Aggiornamento fiori. Comunque, come potete vedere, perché la volta scorsa non era ancora aperta. Sì, Gatto Demme, posso filmare anche i fiori? Io solo te devo filmare. Scusami, ho capito che sei sempre tu protagonista, però insomma. Grazie, grazie, mi dai permesso? Grazie. Comunque sì, la volta scorsa, se non sbaglio, vi dicevo che appunto non sapevo di quale colore sarebbero uscite le rose, perché appunto non sapevo. E tada! Ne sono sbocciate due, ragazzi, che hanno un profumo buonissimo. Ok, sto già perdendo petali. Comunque, hanno un profumo buonissimo, le hanno uso ogni mattina e abbiamo scoperto che sono delle bellissime rose gialle. Tra l'altro, devo annaffiare i fiori perché sta facendo un caldo veramente che qui non siamo abituati. E quindi, poverini, vedo che stanno un po' soffrendo. Qui c'è la nostra passiflora. Guardate che fiore meraviglioso. Ne stanno uscendo tantissimi, ma si sta un po' impossessando del terrazzo. Praticamente sta crescendo velocissima. Però sono contenta perché veramente sta facendo dei fiori meravigliosi e io li adoro, cioè penso che siano tra i fiori più belli in generale, sono stupendi. E qui invece c'è la nostra pianta carnivora che vi interessa sempre tantissimo e come potete notare ha catturato diversi insettini. Qui c'è una specie di zanzarina, tante mosche, forse riuscite a vedere, ecco. Anche qui ne ha catturate due, tac tac, però si sono già riaperte le trappole, dopo un po' praticamente si riaprono. Però sì, sta crescendo molto bene. Questo posticino le piace perché è un po' riparata dal vento, diciamo, ma prende tantissimo sole e riesce a catturare un sacco di insetti che passano sempre per di qua. Questa invece non si è ancora aperta, ma come potete vedere tantissimi buboletti piccolini che diventeranno fiori. Quindi questa ci rimane la sorpresa di capire di che colore sarà. Però si è ripresa anche questa molto molto bene. Era rimasta senza foglia perché i gatti me l'avevano mangiata viva, cioè l'avevano quasi fatta fuori. E adesso che l'ho messa qui invece si è ripresa molto molto bene, appunto non vedo l'ora di scoprire di che colore sarà. Spero rosa, però staremo a vedere. Comunque anche oggi una splendida giornata, ragazzi. Il cielo è azzurro, bellissimo e fa veramente veramente caldo, cioè veramente veramente strano per essere in Olanda, perché secondo me già adesso ci sono tipo 30 gradi, 28-30 gradi. La nostra gattina invece, dov'è che si nasconde? Ciao gattina! Ciao patatina! Siccome hanno già fatto la pappa, adesso dormono. Dopo la pappa è il momento della nanna. Ciao gatta stellina! Vuoi salutare? No! Sto facendo la nanna, non disturbarmi! Ok, ciao gatta stellina. Per colazione, allora, sicuramente il mio solito Starbucks. Poi una pesca che avevo preparato, lo yogurt, questo in realtà è yogurt vegetale. Ok, ho versato lo yogurt nella mia tazza, un yogurt 100% vegetale, quindi è vegano, ma vi devo dire che ha un sapore buonissimo, è super leggero, non lo so, lo preferisco rispetto allo yogurt greco, che comunque prendo, ma questo lo trovo più leggero, più cremoso.
meno acidognolo, diciamo. E appunto, non so se si trova in Italia, però se lo trovate, consigliato. O comunque se venite in Olanda, consigliato. Poi ci aggiungo il muesli. Questa è proprio una delle mie colazioni più classiche che avete visto molte volte sul mio canale. Ho lavato la pesca, adesso la spezzetto sullo yogurt. Ok, fatto. E adesso aggiungo giusto qualche noce. Così. Voilà. E poi ancora aggiungo qualche scaglia di cocco, che come sapete mi piace sempre aggiungere sia allo yogurt che ai milkshake, ai frullati, eccetera eccetera. Ta-da! Colazione pronta. Anzi no, aggiungiamo anche, mi sono ricordata di averli, i semi di chia. Ta-da-da, una spolveratina, voilà. Ok, colazioncina pronta. Gnam gnam, vi assicuro che è deliziosa. Nel frattempo ho applicato sui capelli l'Olaplex numero 3. Ovviamente questo lo conoscerete tutti. Il numero 3 poi è, diciamo, il prodotto che contiene il principio attivo per il quale Olaplex è diventata famosa. Il 3 ed il 10, se non sbaglio, insomma, il 3 comunque è appunto fantastico e va lasciato in posa, quindi adesso lo lascio in posa sui capelli, faccio colazione e poi li lavo, così nel frattempo fa effetto. È fantastico se avete i capelli sfibrati, colorati, sottili, un po' bruciacchiati o rovinati dal sole, è veramente fantastico. Anche oggi faccio colazione in terrazzo, c'è un po' di vento, si sta proprio bene. Lì c'è gatto Denver che come al solito mi fa compagnia, è la mia ombra. E accanto allo yogurt ho, se avete visto il mio ultimo svuoto e la spesa, sapete che ultimamente sto prendendo questo Starbucks dal supermercato, che è lo skinny latte, e lo prendo soprattutto perché non contiene lattosio. Siccome sospetto di essere un po' parecchio intollerante al lattosio, sto tentando appunto di eliminarlo o comunque di ridurlo se possibile, e visto che questi sono anche molto buoni, non hanno zuccheri aggiunti, infatti pensavo che facessero schifo, in realtà no, sono buonissimi, quindi adesso la mattina sto bevendo questi, gli skinny latte. Buon appetit! Gnom gnom. Ragazzi, oggi fa veramente veramente caldissimo, sto facendo veramente difficoltà, non sono più abituata alle temperature superiori ai 30 gradi, quindi sto tipo soffrendo tantissimo. Comunque adesso facciamo la skincare e ci trucchiamo assieme. Tra l'altro devo farvi scoprire un nuovo prodotto che andremo anche ad utilizzare assieme oggi, che è di Yepoda, che ho scoperto in coreano in realtà si pronuncia Yepoda circa, comunque questa sarebbe la pronuncia corretta, ma mi viene molto più semplice dire Yepoda. E però è uscito, ragazzi, il nuovo SPF, la nuova crema con SPF 30 di Yepoda, e adesso appunto la applichiamo perché devo andare tra un po', in realtà devo lavorare un po' al computer, ma più tardi vado a fare un giro in barca con degli amici lungo i canali di Amsterdam sotto il sole, quindi devo assolutamente applicare l'SPF sotto il trucco, sempre sempre importantissimo. Ma prima vado ad applicare il mio idratante. Questa è la Make My Day Cream di Yepoda, è una crema da giorno, quella che utilizzo appunto per il giorno, la conoscete già, mi ci trovo molto bene e secondo me è perfetta per tutti i tipi di pelle, idrata bene ma al punto giusto. Poi ho sempre con questo caldo a portata di mano il mio The Mist Have, che come potete vedere sta purtroppo per finire, ma giusto per darmi una rinfrescata non solo sul viso. Questo è fantastico, ragazzi, da avere sempre dietro quando fa caldo al mare, cioè è una spruzzata, praticamente è uno spray idratante ma anche rinfrescante, quindi fa bene alla pelle perché ti dà questa sensazione appunto di fresco, ma al contempo la idrata anche, cosa molto importante, perché quando sudiamo, stiamo molto al sole eccetera, la pelle si disidrata molto facilmente. Ma andiamo a provare assieme il nostro nuovo solare che si chiama The SPF BFF, cosa che deve essere un mantra, ragazzi. L'SPF deve essere sempre il nostro migliore amico, perché la prima causa di invecchiamento della pelle è stato provato che è appunto il sole, sono i raggi solari, quindi rughe precoci, macchie, addio. Ok, sembra molto bianco, ma andiamo a stenderlo bene perché so che una volta steso diventa trasparente.
Ok, direi molto molto meglio. Guardavo gli ingredienti, tra l'altro, del nuovo solare e ho visto che contiene aloe vera e olio di lampone che mantengono la pelle idratata. Sappiamo tutti quanto fa bene l'aloe vera, il gel di aloe vera, quindi appunto è un ottimo prodotto con ottimi ingredienti. Devo dire che effettivamente è diventato completamente trasparente, non lo sento pesante sulla pelle affatto. Per i prodotti Epoda, prima di passare al trucco, vi lascerò il codice sconto qua in sovraimpressione che vi dà il 40% di sconto, ragazzi. Vi metterò comunque tutte le cosine, codice sconto ve lo metto anche nel box informazioni, nel box informazioni vi metto anche il sito diretto a Epoda e anche la data di scadenza del codice sconto, perché molto spesso mi scrivete: Nicole, ma il tuo codice sconto non funziona? Magari mi scrivete tipo quando il video è già andato online, tipo da 2 settimane, e ovviamente i codici sconto, ragazzi, sono validi, hanno una durata di qualche giorno, qualche settimana, dipende, ogni volta appunto vi indico la scadenza del codice sconto, quindi appunto vi metto tutto giù nel box informazioni. Ricordatevi sempre che Epoda ha una garanzia soddisfatti o rimborsati, quindi se il prodotto che avete acquistato non vi piace, non vi trovate bene, qualsiasi per qualsiasi motivo appunto non vi piace, potete rimandarlo indietro e riceverete 100% di quello che avete speso indietro, quindi pochissimi brand hanno una garanzia soddisfatti o rimborsati come Epoda, e questo penso che indichi la qualità dei prodotti, quindi appunto trovate tutto nel box informazioni. E adesso passiamo, ragazzi, al make up. Anche oggi fondotinta di Clinique. Da quando sono abbronzata adoro questo fondotinta, anche se purtroppo la mia abbronzatura, quella che ho preso un po' in Sardegna, un po' con l'autoabbronzante che ne ho applicato tanto e ultimamente non tantissimo, se ne sta un po' andando tipo, aiuto, mi sono macchiata tutto il braccio e quindi appunto non so quanto potrò ancora applicare questo fondotinta, ma mi ci sto trovando, ragazzi, benissimo, ha veramente una texture e una durata pazzesche. Correttore sto applicando il Boeing Brighton Concealer di Benefit, mi sto trovando molto molto bene con i nuovi correttori di Benefit. Cipria applico sempre questa di Gucci, mi sto trovando benissimo con questa cipria, ma anche con i prodotti di Gucci in generale, devo dire. Il make up mi ha davvero stupita, quindi abbondo con la cipria perché la mia pelle con il caldo tende ad essere lucidissima. Blush, applichiamo questo di Too Faced, adoro questo blush, adoro il packaging con le farfalline, è troppo bello. Lascia anche la pelle super luminosa, non so se riuscite a vederlo, ma ha delle perlescenze molto carine, non glitter, ma appunto è super luminoso. Terra applico questa di Marc Jacobs, è sempre lei, la Omega Bronze in colorazione Tantastic. La applico con questo pennello di Fenty, che non è quello che uso di solito, ma quello che uso di solito è scomparso, non lo trovo più. E questo mi riporta un pochino ai discorsi del paranormale, perché ogni tanto mi succedono, ragazzi, delle cose molto strane, devo dire, però non mi spaventano, quindi c'è assolutamente nulla di che mi possa far pensare di voler cambiare casa o cose del genere, assolutamente no, però ogni tanto appunto mi spariscono delle cose, poi stranamente le ritrovo, tipo anche in posti in cui avevo controllato e prima non c'erano, oppure la porta dietro di me qua continua ad aprirsi ogni tanto e poi anche si chiude da sola, oppure vedo cose che tipo si muovono quando non c'è, cioè le finestre sono chiuse, non dovrebbe muoversi niente, e spesso mi chiedete se ci sono aggiornamenti in questo senso, e appunto dovrei tipo fare veramente un video solo su questo, tipo niente di che mi spaventi, quindi io sono dell'idea che le energie dicono tutto e se una cosa non ti spaventa alla fine, quindi non c'è niente di cui aver paura. E quindi sì, questo è, in realtà non ho, cioè non ho visto niente di assolutamente assurdo che dici, quindi è sempre tutto un po' un dubbio che ho, dico ma sarà la corrente d'aria che fa sì che questa porta si apra anche quando tipo non c'è vento, non lo so, o saranno, non lo so, appunto le case vecchie di Amsterdam, perché tipo questi palazzi antichi ovviamente tutti ristrutturati, però
hanno, cioè sono stati costruiti, non lo so, tipo nel 1700, 1800, quindi ovviamente sono costruiti su palafitte, perché sapete Amsterdam sta sull'acqua, appunto come Venezia, e quindi visto che le case tendono a muoversi un po', tipo ad oscillare, dico boh vabbè sarà quello, quindi tento sempre di giustificare appunto con spiegazioni razionali, anche per non spaventarmi troppo. Però sì, succedono delle cose, ragazzi, alquanto interessanti, devo dire, qui. Sopracciglia uso la Brow Cheat di Charlotte Tilbury con la colorazione taupe. Tra l'altro sono molto contenta di filmare un vlog oggi perché vi porto con me in barchetta. Non penso di avervi mai portato, ci sono stata diverse volte in barchetta, forse ad Alkmaar vi ho portati con me quando filmavo un vlog, però qua ad Amsterdam sui canali mi sa che non vi ho mai portato con me, se non magari con il battello, quello super turistico, ma appunto gli amici con cui vado oggi hanno proprio loro una barchetta. Quindi sì, insomma, oggi ho l'opportunità di farvi vedere Amsterdam dall'acqua, una prospettiva molto olandese, perché è una cosa molto olandese, appunto quando c'è bel tempo si fa pranzo, cena, insomma, aperitivo sulla barchetta in giro per i canali. Ragazzi, mascara e il Lash Clash di Saint Laurent, fantastico questo mascara. Mi raccomando, sempre applicare il mascara prima sulle ciglia inferiori e poi su quelle superiori, trucchetto che ho imparato non da moltissimo, ma aiuta tanto a non far sbavare, perché molto spesso se applicavo prima il mascara sopra, poi quando andavo ad applicarlo sotto le ciglia superiori toccavano l'arcata sopraccigliare e mi lasciavano tutti i puntini, quindi adesso faccio sempre così. Ho i capelli secchissimi, ragazzi, mamma mia, non riesco a guardarli. Era troppo tempo che non facevo il trattamento Olaplex, dovrei farlo più volte a settimana e tipo era un mese che non lo facevo. E si vede subito, 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 perché i capelli sono molto più crespi. Oggi però eviterò di piastrarli, così si riprendono un po' e applicherò altro balsamo, cioè, e applicherò del balsamo senza risciacquo, perché veramente... sì, crespi. Quasi fatto, adesso sulle labbra applico una delle mie matite preferite del periodo, questa di Urban Decay ed è la 24/7 Glide On Lip Pencil colorazione Naked 2. È un bellissimo nude, né troppo rosato né troppo aranciato, adoro. Trucco completato, super leggero ma molto luminoso, tantissimo tantissimo mascara e appunto... adoro questo colore sulle labbra. Adesso mi metto a lavorare un po' il computer perché devo rispondere a diverse email e poi usciamo. Siamo passati in questa gelateria a prendere il gelato. Di solito è molto buono, una gelateria italiana. E i gusti però non si vedono, sono tutti chiusi in quei barattoli. E aspettiamo il nostro turno, che è strapieno di gente. Allora, qui la situazione si fa interessante, ragazzi, perché io già non so come ho fatto a salire dalla barchetta qua. C'è tipo una specie di scala, poi vi faccio vedere, che è questa. Ma... scendere mi sembra ancora peggio, mi fa ancora più paura, non so perché. Ok, adesso vediamo. Sì, vai prima tu. Aiuto. Stiamo facendo il nostro aperitivo, abbiamo i taralli e le patatine. Lisa organizzatissima. Cin cin. Ragazzi, li ho trovati i bambini che saltano nel canale di Amsterdam. Io non ci posso credere, dovevo assolutamente farvi vedere. Ebbene sì, ragazzi, ebbene sì. Qui c'è una specie di mini Woodstock e qui si va al mare così, diciamo, qui si va al mare così. E non so se li vedete, ma c'è un sacco di gente che nuota in acqua. Vabbè, questi si lanciano dal pontile tranquilli nei canali. Questo nuota dietro alla barca. E
Ma poverino! Scusa, il papà sta sulla barca e il figlio lo rincorre, ma che... Ma lo trascina? Ma io, cioè... Vabbè. Qui è chiuso, ma... È una chiusa? Sì, sì, okay. Sì, è una chiusa proprio. Ok, e adesso cosa che dobbiamo fare quindi? Allora, sicuramente anche loro stanno aspettando. Ah, ok. Quindi ci mettiamo in fila, tipo? Esatto, quando aprono, entriamo. Ok. Quando siamo dentro, chiudono praticamente di nuovo. Ok. Il vetro e aprono davanti. Mentre aspettiamo, vogliamo sfamare queste signore paperelle, anatroccole, non abbiamo ben capito comunque. Organizzati. Oddio, è vero, è durissimo. Forse non dovrei. No, fai. Vai, nel senso. Signora Paperella, to. Adesso siamo finiti. Perché sono un po' grandi. Eh sì. Signora Paperella, tu hai coraggio di venire a prenderlo? No. Signora Paperella, non mi fido di te. Non ti conosco. Tipo la gara che prima, peccato che non riesco a spezzettarlo. No, proprio c'era rimasto. Ah, vedi, quelle nere là sono cattivissime. Sono super aggressive, la vedi? Sono più piccole, ma ti giuro sono aggressive. Sono cattivissime. Adesso arriverà, farà scappare tutti. Questa. Dai, sto venendo. No, ma il signore che si lancia in acqua. No, vabbè. Signora Paperella strana. To. Sì, perché è strano, vedi? No, l'ha lasciato. Ma come? È troppo grande. Signora Paperella? Perché adesso arriva quell'altro. È perché lei è aggressiva, vedi? Tutte hanno paura di queste qua. E lei ha paura di noi. Come del pane, lei. Guardala, guardala. So se fidarmi. Non mi fido. Non mi fido. Forse mi fido. Forse sì, forse no. Forse ce la faccio? Ok. Si sta avvicinando troppo, aiuto. Dorme quell'altra. Aiuto. Queste terrorizzano tutti, mi faccio troppo ridere quando avevo la casetta sul canale. Ok, fatto, preso. Ciao, arrivederci. Arrivederci. Vai. Servita la cena, ragazze. Fatto. Che sono, cioè adesso sono tante bricioline. Ciao Paperella. Signor. No, vabbè ragazzi, ma questa casetta con tutti i gerani, ma quanto è carina. Sembra una casetta di montagna. È completamente diverso rispetto alle altre. Troppo bella. Ok, adesso finalmente ci stiamo muovendo. E stiamo... non so descriverlo. Stiamo passando questo ponte. Ah, ok, questa è la parte centrale. Io mi aspettavo una roba minuscola, invece è gigante. Ci sono più piccole, ma queste grandi. Ok, e adesso siamo nella chiusa. Cioè questa è proprio la chiusa. Ok. Sono tutte le barche dietro noi. Che poi tra l'altro è stato immediato da Leonardo da Vinci. Dai! E praticamente di là l'acqua e la marea è più bassa, giusto? Ok. E come fai a sapere che è più bassa e non più alta, tipo? Esatto, che me l'ha detto Michael. Ah, ok. Però no, perché qua comunque era abbastanza alto il livello, quindi cioè può dire andare a indovinare. Ok. E adesso aspettiamo che aprano. Giusto? Stiamo. Esatto. Sì. Cioè in realtà dovranno entrare tutte le barche di là e poi tutti. Ah, ok. Entrano tutte le barche, chiudono, poi aspettiamo e aprono. La cosa. Praticamente si sta abbassando, ci stiamo abbassando noi perché si sta abbassando la marea. Cioè perché prima eravamo a questa altezza qua, praticamente. Adesso ci stiamo abbassando per metterci allo stesso livello dell'acqua che sta dall'altra parte.
Io con uno spritz poi spiego le cose un po' così, ecco, spero che capiate. Si sta aprendo, ragazze. Mio Dio, che impressione! Ci sarà l'autostrada davvero qua sopra. E il ring di Amsterdam, effettivamente è autostrada questa sopra. E noi siamo sotto con la barchetta. Bellissimo. Bello qua. Ok, adesso... Down, you have to lock it as well. Questa è la nostra ancora, ragazzi. Vai. It's not locked. Yeah, perfetto. Dentro. Allora. In the water, not in the boat. Allora. Oh, but... E fu così che perdemmo l'ancora. Yeah, otherwise, bye bye anchor. Yeah, but normally it sucks, right? Maybe we are a bit. But there's a lot of rope. Well, no, maybe no, not. No, vabbè, ragazzi, qui c'è un posto. Si può ordinare la pizza direttamente dall'acqua. Non ci credo. Ma vabbè che c'è il leone comunque di San Marco di Venezia. E adesso stiamo tornando verso casa e stiamo passando questo super turistico, se siete stati ad Amsterdam li conoscete sicuramente. Questo è il Flower Market, è il mercato dei fiori, visto però dall'acqua. Quindi da dietro, in realtà appunto il mercato dei fiori sta dall'altra parte ed è lì che si passeggia. Però ci stiamo godendo questo tramonto bellissimo. E appunto da questa parte non ero mai passata con una barchetta. Bellissimo. Sono tornata a casa e mi sembra che qualcuno abbia tanta fame. Chi è che ha fame qua? Tu? E tu, gatta stellina? Anche tu? Ok, ok. È arrivata l'ora della pappa. È arrivata l'ora della pappa, lo so, sono stata via tantissimo, lo so, lo so, lo so! Anche oggi la pappa dei nostri gattoni è di Almo Nature, già ve l'ho fatto vedere questo, i miei gatti impazziscono ragazzi, per il filetto rosso di tonno, è veramente l'unico che piace tantissimo ad entrambi e non lasciano neanche la briciola più piccolina di questo, cioè veramente ne vanno matti, quindi ho fatto scorta proprio di questo. E Almo Nature, come ben sapete, oltre ad essere un brand con cui ho lavorato, è un brand, è il brand di pappa che acquisto sempre da un sacco di anni, quindi sì, devo muovermi perché come potete ben sentire gatto Denver è impaziente. Ok, tornata a casa, adesso che ho dato la pappa ai gatti, che deve essere assolutamente la prima cosa che faccio quando torno a casa perché veramente non c'è scampo. Adesso mi metto comoda, come sapete quando torno a casa la prima cosa che faccio è appunto tolgo tutto, collane, gioielli, orologio, qualsiasi cosa, a parte ovviamente il love bracelet di Cartier che non si può togliere, però tutto il resto tolgo, tutti gli accessori e tutto quanto, mi metto comoda e poi appunto continuo a lavorare al computer. Ok ragazzi, è tardissimo e io sono cotta, sono rimasta al computer ben più di quanto pensassi perché mi è arrivato un contratto. Io siccome sono fin troppo puntigliosa, non solo mi leggo tutti i contratti ma me li leggo, me li rileggo, guardo bene, quindi poi finisce che faccio fare mille modifiche, ci perdo 10.000 ore. Io penso che molti mi odino per questo, tipo faccio fare sempre mille modifiche ai contratti, sono appunto estremamente precisina su queste cose e questo significa anche che però arrivare alla firma di un contratto è una cosa lunghissima, infinita vorrei quasi dire, ma insomma lunghissima, quindi... È tardissimo, non mi sono fatta neanche una cena decente, ma ho mangiato la pizza che era avanzata da ieri, perché quando faccio il tagliere della pizza, cioè quello grande nel... Salve gatta stellina, salve gatta stellina, mi dica gatta stellina. Gatta stellina la fissa per i capelli,
da sempre praticamente. Dicevo che quando faccio appunto il tagliere grande della pizza, il vassoio intero, poi mi rimane sempre per il giorno dopo, quindi ho mangiato quella mentre lavoravo al computer e adesso ragazzi mi metterò al montaggio di questo video qua, così poi lo programmo e lo carico, cioè in realtà e poi va online alle 17:30 in automatico. Mi raccomando, ricordate che i video, se ci sono, arrivano sempre alle 17:30. Sto pensando di creare un'agenda proprio di dirvi i giorni esatti della settimana, ma se lo faccio poi voglio essere anche sicura di mantenere la promessa, quindi per adesso appunto 17:30 è l'orario di caricamento, ma appunto penseremo ad un'agenda di caricamenti fissi per i giorni della settimana. Comunque, visto che ho appena risposto anche a delle domande per un'intervista del mio network, insomma, comunque ho risposto a delle domande per un'intervista, mi è stato chiesto appunto del mio trasferimento in Olanda, della mia vita negli ultimi 2 anni, insomma, alcune domande private che mi hanno fatto un po' fermarmi un attimino. Infatti mi sono un po' emozionata perché mi sono un po' fermata a pensare quello che sono riuscita a fare da sola venendo qui, che per me era una cosa impensabile fino a qualche anno fa. Cioè io ero convinta che da sola non sarei, cioè, mai riuscita tipo a fare niente, cioè non lo so, anche se comunque già avevo fatto molto, però non lo so, mi sembrava di non essere in grado di fare cose che poi in realtà sono stata tranquillamente in grado di fare. E uno, mi sono emozionata proprio, perché sono proprio orgogliosa di me stessa e anche della vita che ho qui, degli amici che ho qui, della mia routine quotidiana, cioè è proprio una cosa che mi rende fiera, una cosa che mi sono costruita io. E la mia casetta qui, c'è cioè proprio tutto. Il bello è che appunto non pensavo che ce l'avrei mai fatta, cioè io sono molto determinata, però ho sempre tipo questo dubbio, no? E non mi sono mai fermata, cioè non mi ci sono mai soffermata su questa cosa, non ci penso mai, cioè vivo la mia quotidianità, sono piena di cose da fare, quindi non è che ci penso, però questa intervista mi ha fatto un po' ragionare su questo fatto e ho detto cavolo, però è vero, cioè sono qui da 2 anni, la mia vita è cambiata, sono molto più indipendente appunto, non economicamente, quello lo sono sempre stata, ma proprio affettivamente, cioè il riuscire a stare da sola, il non aver paura della solitudine, che in realtà abbiamo tanto paura della solitudine, poi in realtà, o almeno per me è stato così, cioè avevo tanto la paura di rimanere da sola che poi alla fine è stata la benedizione più grande della mia vita. E quindi visto che appunto mi ha fatto proprio commuovere questa cosa per me stessa, volevo anche condividerlo con voi anche per farvi capire che tante, anzi sempre, non tante volte, sempre, non ci rendiamo conto delle potenzialità che abbiamo e di quello che possiamo raggiungere se veramente lo vogliamo, che sia qualsiasi cosa che voi desideriate. Molto spesso appunto abbiamo questa vocina nella mente che ci dice no vabbè, ma no, ma non ce la farai, ma no perché gli altri riescono, tu no, no, ma... e quindi ci trova sempre un motivo per non provarci, e invece dovremmo sempre avere più fiducia in noi stessi perché abbiamo una forza dentro che davvero non ci rendiamo conto di avere fino al momento in cui ti serve buttarla fuori. Quindi appunto sono stanca morta, ma volevo assolutamente condividere questi pensieri con voi, ecco. E quindi niente, io Gatta Stellina, ciao, vuoi salutare Gatta Stellina? No, tu hai sempre lo sguardo arrabbiato, Gatta Stellina, anche se lei è dolce dolce e vuole solo le coccole, ha sempre lo sguardo arrabbiato, un po' Grumpy Cat. Patatina, e patatina, oh, finalmente ti fai vedere, che stamattina ti nascondevi, ciao patatina. Quindi io e Gatta Stellina vi diamo la buonanotte, Gatto Denver è di là che dorme nella mia cabina armadio, quindi non lo disturbo. Un bacio grandissimo mia family, spero che questo video sia stato abbastanza lungo, mi dite sempre che devo fare video lunghi, quindi appunto spero. Bacio grandissimo, venite qua che vi abbraccio forte 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 forte. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.